Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con il bollettino Covid. Sono 2.372 di età compresa tra un mese e 95 anni. Nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 1.841 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.995 tamponi molecolari e 44.506 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e antigenici, è pari al 4,99%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso. Si tratta di un 45enne della provincia di Pescara. Bilancio totale che sale così a 2.671 dall'inizio dell'emergenza. I dimessi guariti nelle ultime 24 ore sono 413. Gli attualmente positivi hanno superato le 50.000 unità. Nelle ultime 24 ore sono 1.957. Sono poi 314 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, più 23 rispetto a ieri, 25, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 50.078, più 2.006 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Terminate le vacanze natalizie, questa mattina anche a Pescara si è tornati sui banchi di scuola. Tra richieste di DAD e assenze di professori già si registrano alcuni problemi, specie all'interno degli istituti superiori. Diversa la situazione nelle scuole primarie e secondarie. Il servizio è di Stefano Recanati. I ragazzi hanno un grandissimo senso di responsabilità. Rientro tutto sommato tranquillo all'istituto comprensivo 1 di via Einaudi a Pescara. Al primo suono della campanella, dopo le festività natalizie, non si sono riscontrate particolari difficoltà. Anche se l'attenzione per l'aumento dei casi Covid-19 in città tiene alta la barra dell'attenzione. Il governo è forte del nuovo decreto anti-Covid, mentre la comunità scientifica prevede il ritorno di tutto il sistema in DAD nel giro di poco tempo. Noi, a seconda dell'ordine di scuola, dobbiamo mettere in quarantena le classi se si verificheranno dei casi all'interno del contesto scolastico. Noi dirigenti scolastici non credo che abbiamo delle competenze sanitarie tali da poter fare così delle valutazioni. Questa è la normativa. Noi applicheremo questa normativa sperando che chi ha partorito queste misure abbia indovinato. Preoccupa invece la situazione nel liceo classico. In mattinata già diverse le richieste di attivazione per la didattica a distanza, mentre la positività di alcuni docenti ha lasciato scoperte intere classi. La preside Antonella San Vitale. L'assenza dei docenti è problematica per l'organizzazione, per cui l'abbiamo rilevato solo da questa mattina, perché oggi si tornava in servizio pieno. Faccio un appello, proprio dobbiamo unire le forze. Tantissime le forze di tutte le realtà che hanno la responsabilità sulla sicurezza per garantire la scuola in presenza, altrimenti da sola la scuola non ce la fa, anche perché, vi ripeto, l'ordinamento ci impone che prima di 10 giorni non possiamo chiamare supplente, la difficoltà per i medici, l'affanno di fare i certificati, di prevedere il periodo. Per cui stamattina alcune classi erano scoperte, per cui è fuori discussione che la scuola è in presenza, ma dobbiamo unire tantissime forze in modo sinergico per permettere che la scuola continui a essere un servizio efficiente in presenza. E nel pieno della quarta ondata questa mattina i vertici della ASL di Lanciano Vasto Chieti hanno illustrato la situazione epidemiologica e i risultati degli screening che hanno riguardato 35.000 studenti. L'azienda ha ammesso un leggero ritardo poi nell'analisi dei tamponi e per questo a breve aprirà un nuovo laboratorio analisi. Paolo Renzetti. La situazione epidemiologica a Chieti e in provincia, i risultati dello screening per gli studenti che si sono tenuti nell'ultimo weekend sono stati al centro della conferenza stampa che hanno tenuto i vertici della ASL di Vasto Lanciano Chieti questa mattina alle nostre spalle nell'ex palazzina Sebi, sede della direzione generale della ASL, conferenza stampa presieduta dal direttore generale Thomas Scheul. La domanda tra tamponi per verificare la positività
positività e tamponi di guarigione e riammissione in comunità sono molto di più, per cui stiamo stipulando la convenzione con un altro laboratorio e appena firmato noi aumenteremo anche i drive-in per dare risposta alle numerose domande che ci sono, ma chiaramente raccomando anche chi non ha avuto sintomi dopo un tampone positivo di rifare l'antigenico invece di intasare il drive-in per molecolare. Abbiamo effettuato circa 35.000 test di screening con un tasso di positività di circa il 3%. Hanno partecipato 65 comuni della provincia di Chieti e altri 10 parteciperanno il prossimo fine settimana, che sono quei comuni cui i sindaci avevano fatto le ordinanze di chiusura e quindi di riapertura la settimana successiva, per cui abbiamo concordato di fare, appunto, di spostare lo screening di una settimana. Una cosa importante da dire è che abbiamo aumentato, appunto, gli slot sui singoli centri vaccinali, quindi è estremamente importante che le persone che si presentano a fare la vaccinazione siano dotati di prenotazione. È importante da dire che sono stati aumentati anche gli slot pediatrici, quindi attualmente in piattaforma abbiamo più di 3.000 slot pediatrici, quindi anche i nostri bambini trovano risposta nei nostri centri. Per quanto riguarda invece gli over 50 che hanno appunto l'obbligo vaccinale, insomma, con la problematica dal 1 febbraio, stiamo organizzando degli open day vaccinali dedicati esclusivamente a questa popolazione. Quindi lì sarà l'unica, diciamo così, le uniche occasioni in cui ci si può presentare senza prenotazione, chiaramente se si è la popolazione target, quindi persone over 50 con l'obbligo. A noi abbiamo in questo momento 84 pazienti in ospedale tra Chieti e Vasto, di cui 9 in rianimazione 7 su 9 sono non vaccinati, per cui i più gravi sono i non vaccinati. Rimane confermato che il vaccino è la prevenzione migliore per non prendersi un Covid grave. In provincia di Teramo sono riprese le lezioni per 38.000 studenti. Nel fine settimana su 19.176 test antigenici effettuati, 530 sono risultati positivi al Covid. A Teramo il 66% della popolazione scolastica è stato sottoposto al test e su 5.115 tamponi sono risultati positivi 116 alunni. Le operazioni di screening sono state coordinate dal Comune di Teramo, che ha potuto contare su una grande disponibilità degli operatori sanitari e di tanti volontari. Tania Bonici Castelli. Sono 38.000 gli studenti teramani che rientrano a scuola dopo le festività natalizie. Perplessità e timori vengono espressi apertamente da molti dirigenti scolastici che avrebbero preferito una riapertura posticipata, visto l'alto numero di alunni positivi, ma anche per l'assenza del personale, in parte malato o in quarantena. Intanto si sono appena concluse le 3 giornate di screening alla popolazione scolastica teramana, promosse dalla Regione Abruzzo e organizzate dal Comune di Teramo. Le operazioni si sono svolte al Palas Capriano, nelle palestre delle scuole medie Giovanni XXIII di San Nicolò a Tordino e Molinari di Teramo. I tamponi totali effettuati sono stati 5.115, di cui 116 casi positivi, pari al 2,26% dei test eseguiti. L'affluenza registrata è stata del 66% della popolazione scolastica, attesa secondo il calendario concertato con le dirigenti scolastiche. Dei 116 casi positivi, 30 frequentano la scuola primaria, 18 le medie, 68 le superiori. Nell'ambito dello screening sulla popolazione scolastica in Abruzzo nel fine settimana, complessivamente sono stati eseguiti 93.328 test antigenici. I positivi relativi sono stati 2.356, pari al 2,5%. L'adesione invece è stata del 60%. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, anche a nome dell'ANCI Abruzzo, di cui è presidente, ha espresso un sentito e caloroso ringraziamento a quei medici di medicina generale, agli operatori sanitari, ai volontari delle associazioni di protezione civile, ai dipendenti comunali che si sono resi disponibili ed hanno reso possibile l'effettuazione dei tamponi, mostrando altissimo senso civico al servizio della collettività. L'impegno dei comuni è risultato essere un elemento decisivo per la riuscita dell'iniziativa.
Campagna vaccinale e screening sulla popolazione scolastica sono sotto la lente di ingrandimento del Partito Democratico di Pescara. I Dem sono scettici sull'apertura di un secondo hub presso il Palazzo Fuxas, dove sono presenti alcune classi del liceo Marconi. Nei prossimi giorni invece potrebbe essere convocato un consiglio comunale straordinario per capire le cause dello stop di 48 ore del pronto soccorso. Vediamo. Quando si è chiuso a settembre un hub vaccinale che funzionava senza avere una soluzione alternativa che non c'è stata per mesi, sinceramente non si è fatta una scelta idonea ai bisogni della città, dopodiché si è scelta una soluzione obiettivamente inadeguata, quale quella della stazione di Pescara Porta Nuova, con un hub che è chiuso nei festivi, che funziona per sole 9 ore al giorno, il che ovviamente mostra una inadeguatezza rispetto alla proliferare la diffusione della pandemia e anche al bisogno dei cittadini che vogliono avere la somministrazione della terza dose per la loro salute, per garantire la salute degli altri e anche per rispettare le norme che il governo ha emanato. Quindi una inadeguatezza evidente nella campagna vaccinale. Il Comune vuole aprire un secondo hub vaccinale, lo vuole fare nel cosiddetto Palazzo Fuxas? Sì, vogliamo vedere le carte, perché noi ovviamente all'opposizione non sappiamo esattamente quali sono i termini di questo accordo, come si vogliono organizzare. Il 31 dicembre il Presidente della Regione Marsilio fa un'ordinanza con cui prevede che la scuola sarebbe riaperta il 10 e che il 7, l'8 e il 9 sarebbe dovuto fare uno screening adeguato. Questo non è avvenuto a Pescara, anzi inizialmente il Comune di Pescara, d'accordo con l'ASL, pensava di fare lo screening delle scuole superiori solo nella giornata di oggi. Successivamente si è provveduto a farlo partire da sabato, quindi si è perduto un giorno, si sono concentrate tutte le scuole, tutti gli studenti in pochi punti, si sono formate delle file molto lunghe, e tutto questo ha vanificato lo spirito. Inoltre c'è il fatto veramente singolare che nella città di Pescara non è stato aperto lo screening al personale docente, ai collaboratori scolastici, cioè a tutti coloro che lavorano nella scuola. Come gruppo consigliare in comune del Partito Democratico, appunto, siete pronti anche a un consiglio straordinario per capire quali sono state le interruzioni così di lavoro del pronto soccorso di Pescara? Noi adesso vorremmo chiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario per fare il punto sul funzionamento del pronto soccorso, che si è fermato per ben due volte, per 48 ore, non abbia il personale idoneo, non sia in grado di far fronte a questa emergenza. Vogliamo comprendere quali sono le ragioni, perché non si può buttare la croce addosso ai medici che lì lavorano. Noi riteniamo che ci siano dei forti errori organizzativi da parte della ASL. Slittato il temuto maxi rincaro sui pedaggi, continua il braccio di ferro tra governo e Strada dei Parchi riguardo all'approvazione del PEF scaduto nel 2015. Il mancato accordo sarebbe sui costi dei lavori di manutenzione. Intanto, indagini chiuse, la Procura dell'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone, tra cui Carlo Toto, il servizio di Giuseppe Dintino. Governo e Strada dei Parchi non si mettono d'accordo e a pagarne il prezzo, nel senso letterale del termine, potrebbero essere i cittadini. Il piano economico finanziario che riguarda le A24 e A25 è scaduto nel 2015. A 7 anni di distanza, nonostante le sollecitazioni dell'Unione Europea, una sentenza del Consiglio di Stato e un commissario, Maurizio Gentile, che si è dimesso a dicembre, l'accordo tra le parti non è stato raggiunto. Nel frattempo sugli utenti pende una spada di Damocle e quella dei rincari dei pedaggi di circa il 34%. Il costo delle autostrade sarebbe dovuto aumentare dall'inizio del 2022, ma a seguito di due emendamenti, a firma anche della parlamentare aquilana Pezzopane, il rincaro è slittato al prossimo 1° luglio. Motivo del contendere sarebbe il conto dei lavori di manutenzione. Per la messa in sicurezza antisismica, nella legge di stabilità del 2012, sono previsti oltre 6 miliardi di euro di lavori, di cui circa un terzo a carico di Strada dei Parchi. Inoltre un altro miliardo dovrebbe arrivare col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È su questo anche che la discussione sul PEF si intralcia, si blocca, perché
il concessionario con la vecchia concessione avanza delle prerogative, ma deve anche il concessionario fare la sua parte. Questo è un po' il punto su cui ci si arena. Strada dei Parchi è una società privata e quindi fa gli interessi della società privata, il governo deve fare gli interessi dei cittadini, quindi la soluzione migliore va adottata e rapidamente perché i cittadini non abbiano né aumenti di pedaggio né ancora ulteriori fastidi nella percorrenza di queste importantissime tratte. Io mi auguro che si possano trovare soluzioni, diciamo, di pace, non di guerra, perché poi quando si aprono i contenziosi possono appunto drammatizzarsi le situazioni. La Pezzopane smentisce la voce circolata nelle ultime settimane secondo cui Strada dei Parchi avrebbe avviato l'iter di rescissione della concessione in vigore fino al 2030. Non mi risulta, ha detto la parlamentare, ma in caso di revoca della concessione la società avrebbe diritto a un cospicuo indennizzo. Intanto sono state concluse le indagini sulla mancata manutenzione dei viadotti, inchiesta che coinvolge proprio Strada dei Parchi e di cui si occupano le procure di Pescara, Chieti, Sulmona e L'Aquila. Quest'ultima ha già chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone, tra coloro che andranno a processo anche Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo che controlla Strada dei Parchi. Riaprirà a breve, dopo 10 anni, il tunnel pedonale di Chieti che collegherà l'area del terminal bus con Largo Barbella. Tra qualche giorno l'opera sarà attivata e a fine mese entrerà a pieno regime il servizio. Una giornata importante quella di oggi per la città di Chieti, l'annuncio dell'amministrazione comunale dell'apertura del tunnel pedonale che collega la zona di via Gran Sasso alla parte alta della città di Largo Barbella. Una giornata dunque importante con questo tunnel pedonale per il primo tratto e poi che permetterà ai cittadini e ai turisti di salire nella zona alta del centro con degli ascensori, che riaprirà tra qualche giorno, lo hanno detto il sindaco Diego Ferrara e l'assessore Rispoli. E con grande soddisfazione riusciamo a portare a compimento quest'opera iniziata nel 2010 e che stava rimanendo una cattedrale chiusa nel deserto. Abbiamo fatto degli sforzi immani, sia di tipo burocratico che economico, per portare a termine il compimento di quest'opera, che sgraverà tantissimo la mobilità a Chieti, oltre a tanti altri progetti che abbiamo. Da oggi, per i prossimi giorni, la Teatro dei Servizi, che gestirà l'impianto del tunnel, sarà insieme a OREM per fare tutti quanti gli ultimi corsi di aggiornamento per quanto riguarda il dipendente e per poi rimettere in funzione e ridare alla città quest'opera importantissima alla città. Arriverà a pieno regime, speriamo, nei primi giorni di febbraio, quindi secondo me nella metà di febbraio questa opera importantissima sarà fruibile per la città. Di fatto con questa opera andiamo a risolvere in parte il problema della mobilità con l'accessibilità all'interno della città stessa, con parcheggi e collegamento all'interno del centro storico. Venerdì scorso, prima seduta del Consiglio Provinciale dell'Aquila, in attesa di conoscere le deleghe ai nuovi assessori. Il presidente Caruso assicura varranno i principi di competenza e territorialità. Vediamo. Andiamo in prosecuzione di quel gran lavoro svolto negli anni precedenti, 4 anni di mandato, già carico di programmazione, spesa per gli anni a venire e che sarà integrata e rafforzata da tutto quello che sarà il contributo che arriverà dai consiglieri di maggioranza eletti e in generale dalle scelte del Consiglio provinciale. Questo è nei fatti e sarà insomma un qualcosa che darà quelle risposte tanto attese, di cui una parte importante è già stata fatto, si proseguirà in questa direzione. Sì, dunque le deleghe e il lavoro che sto completando in questi giorni, da qui a qualche giorno avranno anche il perimetro delle competenze che gli attribuirò, almeno sulla base di un principio che mi sento già di annunciare, quello della territorialità di espressione dei consiglieri, ma anche delle competenze, di quello che è un ragionamento logico che appartiene sicuramente alla copertura
tra di settori e di aree geografiche importanti, per le quali ci dovrà essere sempre la sentinella, in questo caso il consigliere, adeguatamente attrezzata per rispondere tempestivamente a tutto. Siamo alla pagina dello sport. In seguito a una nuova serie di tamponi effettuata dalla Teramo Calcio in mattinata, i risultati hanno evidenziato che 2 dei 7 positivi del gruppo squadra si sono negativizzati e nei prossimi giorni saranno soggetti a test medici come da protocollo, mentre i 3 contatti stretti dei positivi sono regolarmente rientrati in gruppo. Dai controlli odierni è emerso tuttavia un nuovo soggetto positivo che è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare, al pari degli altri 5 tesserati risultati positivi nei test precedenti. Si procederà pertanto a un nuovo giro di tamponi nella giornata di mercoledì. Sul fronte mercato, la Teramo Calcio comunica di aver perfezionato uno scambio di prestiti con la Fermana, scambio che prevede l'arrivo in biancorosso dell'esterno difensivo mancino Davide Mordini e il contestuale percorso inverso per l'attaccante Nigel Chiaramateng. È stato poi firmato ed è ufficiale anche l'innesto del centrocampista Cosimo Forgione dal Fiuggi. E nel prossimo servizio diamo uno sguardo più completo al mercato di Pescara e Teramo. Jacopo Forcella. La pausa forzata a causa Covid e il ritorno in campo posticipato a sabato 22 non è comunque riuscita ancora a far decollare il mercato di Pescara e Teramo, ancora alle prese con le riflessioni su quali e quanti obiettivi mettere nel mirino per rinforzare gli organici a disposizione di Auteri e Guidi. Il Delfino ha messo a segno il colpo d'Erisio per il centrocampo, il fedelissimo di Auteri si allena da qualche ora con la truppa biancazzurra in un reparto, quello mediano, che subirà una profonda trasformazione rispetto a quella della prima parte di campionato. Interesse per il giovane Emmanuel Ghiabua del Perugia, poco utilizzato finora, soltanto 6 le presenze con il Grifo. Il calciatore e l'Atalanta, proprietario del cartellino, valuteranno le proposte che giungeranno sul tavolo. Non solo il Foggia, tra le interessate alla classe 2001 ecco anche il Pescara, che potrebbe riportare Kabashi in riva all'Adriatico dopo tanti anni. Oggi a Como e ha vestito la maglia del Delfino fino alla stagione 2013-2014. Nella lista dei partenti ci sono sempre Valdifiori e Rizzo, che hanno avuto apprezzamenti finora ma non si è ancora arrivati alla fase cruciale delle trattative, così come davanti per Galano e Bocic. Sull'esterno pugliese tante voci ma ancora nulla di fatto, offerto al Benevento che cercava Roberto Insigne, la Strega ha risposto no grazie. Su Valdifiori c'è l'interesse forte del Siena, soprattutto se i bianconeri dovessero veder partire Pezzella, che piace in via alla Regina, considerando anche che il reparto è molto affollato. Per poter dar l'assalto vero a Valdifiori è ipotizzabile che il Siena provi a fare qualche uscita. Cadetteria nella quale Speranzita, che parole di Sebastiani al portale rosanero I Love Palermo, non cambierà per un'altra squadra di C. Se non sarà Serie B, l'esterno mancino potrebbe trovare collocazione all'estero. Altro giocatore in uscita è Frascatore, che dopo l'interessamento proprio del Teramo sembra essere entrato nel mirino del Monopoli, vice capolista del Girone C di Lega Pro. A proposito di Teramo, ufficiale lo scambio De Grazia Rillo con il Piacenza, l'esterno mancino ha firmato con gli emiliani e il centrocampista fa il percorso opposto, tornando in Abruzzo dopo 2 stagioni e mezza. Altro scambio, quello tra Chiaramateng, che va alla Fermana, e Mordini, che arriva in biancorosso, sempre con la formula del prestito, andando a colmare proprio la partenza di Rillo per dare più sostanza ad una corsia che in questo momento vede arruolabile il solo Ondreca. Davanti c'è un solo e unico obiettivo che si avvicina a rapidi passi ed è Filippo D'Andrea, che via Salernitana tornerà da Seregno in Campania prima di essere girato al diavolo. I giorni di stop daranno più tempo per riflettere su quello che manca e soprattutto per valutare come arrivare agli obiettivi. Il Pescara, così come il Teramo, oggi torna al lavoro. Biancazzurri, che sabato hanno messo minuti nelle gambe e alleggerito il carico di lavoro di questi giorni in attesa della ripresa di campionato con l'allenamento congiunto di sabato col Pineto. Per il Teramo, seduta nuovamente anticipata da un'ulteriore serie di tamponi. E si è insediato stamani il tavolo tecnico per la riqualificazione e l'ampliamento dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. In comune presenti, oltre al sindaco Carlo Masci, anche il presidente della regione Marco Marsilio, il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli, l'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli, il presidente dell'istituto per il credito sportivo Andrea Bodi, il responsabile sport advisory sempre dell'istituto per il credito sportivo Lorenzo Santoni e il presidente della Delfino Pescara Daniele Sebastiani.
collegata in streaming la sovrintendente di Chieti Pescara Rosaria Mencarelli, affiancata dai funzionari Giorgio Pezzi e Roberto Orsatti. Ipotesi al vaglio è quella di un impianto solo per il calcio ed eventualmente per quegli sport che si svolgono in campo, ma che sia in grado di accogliere concerti, spettacoli ed eventi culturali, oltre che spazi per l'accoglienza dell'utenza, per la ristorazione e naturalmente aree di parcheggio. L'obiettivo più importante, hanno rimarcato i presenti, è quello di conciliare la naturale destinazione e vocazione sportiva dell'impianto con le esigenze di tutela storica e architettonica. A breve un altro incontro per valutare le soluzioni progettuali, il piano finanziario e i tempi. Cambiamo disciplina, ora la pallavolo, terzo successo consecutivo per la SIE Cortona che batte Cantù, primo squillo in trasferta e rilancia ancora di più le proprie ambizioni di salvezza in un weekend nel quale, causa Covid, tutte le altre abruzzesi hanno forzatamente riposato. Sergio Zapparozzo. In un turno in cui non hanno giocato né Abba Pineto, né Altino, né Alba, né Chieti, né Teramo, Gata Pescara Treda, Nunziata Ceteas, Montesilvano, ecco il miracolo Sieco che, quasi vicina alla perfezione, ha infilato il terzo successo consecutivo, il primo in trasferta, rifilando uno strameritato 3-0 al Cantù, lavando l'ingiusto stesso passivo dell'andata, 3-7 persi ai vantaggi. Stavolta i parziali a 18, 22-16 in terra canturina non parlano certo di equilibrio. Equipe di lanci impeccabile a muro, ben 9 vincenti e muri difesa straordinari, percentuali eccellenti in attacco, ancora uno show del Carioca Pessoa, 21 punti con uno splendido 67%, benissimo tutti insomma, a partire dalla conferma De Paola e Molinari, il resto solo d'applausi. Squadra compatta, lucida in ricezione, perforante davanti con un magnifico 58% offensivo del collettivo, un'altra impavida insomma che lascia sperare parecchio pure. Domenica prossima una pausa che non ci voleva, poi recupero a Castellana e altra trasferta a Cuneo a caccia di ulteriori, ora possibili, imprese. Il citato De Paola sarà ospite dell'undicesima puntata di Pallavolè che per due settimane andrà in onda di giovedì, il 13 e il 20 gennaio, sempre alle 21. Per la cronaca ha giocato oltre l'Ortona anche il Paglieta, sconfitta senza fortuna sul campo della vice capolista Genzano con un 3-1 combattutissimo, peccato davvero. Quanto all'Abba Pineto, in arrivo nelle prossime ore il recupero importantissimo a Grottazzolina, vertice da difendere a tutti i costi. Gaia Realini è la nuova campionessa italiana del ciclo cross under 23, la ragazza pescarese ha inseguito a lungo e centrato il tricolore che le mancava nel suo palmarès. Grazie a lei l'Abruzzo entra per la prima volta di diritto nell'albo d'oro dei campionati italiani di ciclo cross, mai nessuna atleta abruzzese era riuscita a conquistare in ambito agonistico, in categoria internazionale UCI, la maglia più ambita nel periodo invernale. In forza la compagine lombarda della Selle Italia Guerciò, dallo scorso anno, con sede a Milano dei patron Paolo e Alessandro Guerciotti, ma solo per svolgere attività di livello nazionale ed internazionale tra autunno ed inverno, Gaia Realini è stata autrice di una condotta di gara senza sbavature, andandosi a prendere la vittoria nella categoria donne under 23. Ora la neo tricolore è attesa un altro illustre banco di prova a fine gennaio in occasione dei mondiali con la nazionale italiana del CT Daniele Pontoni negli Stati Uniti. L'obiettivo è andare a caccia di una preziosa medaglia. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi e vi ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra informazione è il TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.